iniziare i lavori di cui spiegherò brevemente l'ordine, diciamo, e la ratio, ci fa un saluto iniziale Stefano Bolognini, commissario Lega Milano. Prego. Grazie a tutti, buonasera, chiedo scusa ma poi un altro impegno, questi giorni sono tanti e tanti ne vedremo. Io sono contento di questa serata, ringrazio Armando Siri che è un po' il promotore e ideatore, poi tutti gli ospiti, non li dico per guadagnare tempo. Io sono contento di questa serata, di questo weekend per due motivi, intanto perché da tanto tempo non vedevamo più tanta gente in presenza che aveva voglia di far politica. La vediamo questa sera, ma l'abbiamo vista ieri anche ai gazebo di Milano in tante regioni. Il fatto che oggi Libero abbia aperto in prima pagina dicendo che erano finiti i moduli, Salvini ieri mi ha chiesto tre volte ma come hanno fatto a finire, non li avete portati, non c'erano, guarda Matteo, quelli che ha timbrato il comune li abbiamo finiti tutti, anche perché poi vanno anche vidimati eccetera, e questo non è un grande risultato, un grande segnale, e il fatto che sia stata la Lega assieme al Partito Radicale, assieme a Forza Italia, tanti comitati, però a mettere oggi di attualità il tema della giustizia, secondo me anche a noi deve dare, a noi della Lega, un po' la consapevolezza di essere portati a guidare un po' la politica del paese, la classe dirigente del paese. È un tema attuale che da tanti anni balla, non so se questa volta ce la faremo. Settimana scorsa da questo palco Pietro Senaldi ha detto che appena si toccano questi temi partono gli avvisi di garanzia, è anche per questo che me ne vado, però è indubbio che sicuramente, la so voi chiaramente, è indubbio che sicuramente è un tema importante che la Lega, se vuole guidare il paese e riformarlo in maniera seria, debba trattare. Io poi, parlando adesso con Armando, ho ricordato un fatto del 2014 che ai tempi fece scalpore, perché è una persona che è venuta a qualche incontro proprio in questa sala della Lega successivamente. Ho cercato adesso notizie, è molto semplice: assolto Luigi Dargianola, ex direttore generale dell'azienda ospedaliera di Sondrio, assolto dall'accusa di corruzione turbativa ad Assa, dopo 3 mesi di carcere e 6 ai domiciliari, Luigi Dargianola è stato assolto con formula piena perché secondo il giudice il fatto non sussiste. L'ex manager accusato di corruzione turbativa ad Assa, ma si era sempre dichiarato innocente e per questo aveva anche rifiutato il patteggiamento. Era un manager pubblico, era direttore generale di un ospedale, come spesso capita ha dovuto lasciare l'incarico, ha perso il lavoro, ha perso il pubblico impiego e quando poi si è ripreso da questa vicenda violentissima è tornato a lavorare ma nel privato, perché nel pubblico doveva fare un concorso per entrare, che a 60 anni evidentemente non fa. L'unica persona che ha pagato di questa vicenda è lui, non hanno pagato i magistrati, non hanno pagato i giornalisti che lo avevano vilipeso, non ha pagato chi in quel momento pensava che dietro lui ci fosse un sistema di tangenti legato alla sanità lombarda. Ecco, questo è uno dei mille casi per cui sono orgoglioso e ringrazio anche i relatori così importanti questa sera, il professor Nordio in modo particolare, sono qui con noi perché bisogna fare luce su tante ombre e partendo da queste davvero riformare il paese in modo più giusto, in modo più moderno, in modo più efficace. Quindi vi ringrazio davvero tutti, è una bella serata, io scappo ma ne abbiamo fatte tante, ne faremo tante. Nei prossimi giorni Matteo Salvini farà 2 incontri a Milano e quindi sono sui temi del referendum e quindi penso che ci rivedremo con almeno il 90% di voi e poi anche con tanti altri. Quindi davvero grazie, grazie di cuore a tutti, buona serata e grazie davvero in particolare, se mi è permesso, a questo Nordio, ma anche a Paolo Becchi e poi ad Armando, perché in questi mesi, anche prima del referendum, insomma, ci siamo e vi siete battuti per questi temi e il referendum a mio inizio è un po' una vittoria anche di tutti voi e tutti noi. Grazie davvero, buona serata e buon lavoro. Grazie mille. Sì, io mi chiamo Giovanni Saluzzi, scrivo tra le altre cose anche sul giornale citato da Bolognini, quindi nel mio piccolo sono chiaramente esposto su questi temi e non mi vergogno di essere, anzi lo rivendico. Io sono qui semplicemente, diciamo, per passare il pallone a chi ha molte più cose da dire ed è molto più esperto politicamente e tecnicamente di me. Tra l'altro vi faccio subito una precisazione organizzativa perché ci teniamo. Il professor Nordio dovrà salutarci verso le 10:30, se non sbaglio, non ovviamente per scortesia, ma perché questo evento era collocato originariamente in un altro orario.
e quindi il professor Nordio dopo un impegno indifferibile, e se dovrà salutare prima lo farà solo per questo, ma ci tenevamo a chiarirlo subito. Vorrei solo introdurre brevemente questa serata dicendovi cosa non farò, pur essendo moderatore. Non farò una moderazione asettica, professionale, nel senso deteriore, distaccata, neutrale, semplicemente perché non sono neutrale su questi temi e perché credo che il giornalismo neutrale non esista e sia una grande presa per i fondelli del lettore / ascoltatore. E quindi io mi dichiaro un giornalista embedded su questo tema, proprio perché la reputo una battaglia di civiltà. Attenzione che, parentesi velocissima, i giornalisti che vi dicono di essere terzi, obiettivi, neutrali, sono esattamente quelli che fanno gli interessi del sistema. Ora, non vorrei citare un libro sul tema di un mio molto più illustre omonimo che ha qualcosina a che fare con quello di cui parleremo, ma quando un giornalista vi dice che lui è l'occhio neutrale sta bleffando. Nessuno è un occhio neutrale, tutti abbiamo un punto di vista e il mio punto di vista, a proposito dei 6 referendum sulla giustizia, non è favorevole, è strafavorevole. Cioè, siamo semplicemente in presenza di una battaglia di civiltà. Qui possiamo mettere degli aggettivi, a me piacciono liberale, garantista, costituzionale, ma di fondo una battaglia di civiltà. Quindi io sarò qui semplicemente a passare il pallone, ma perché voglio che loro facciano gol. Cioè, su questo tema bisogna schierarsi, e non schierarsi è già uno schierarsi. Chiarito questo, io semplicemente inizierei la serata ascoltando, diciamo, ovviamente la voce dei due soggetti politici promotori, animatori di questa battaglia odierna, cioè la Lega e il Partito Radicale, perché ci terrei che proprio vi facessero capire perché è una battaglia di civiltà, finché lo dico io così, come dire, facendo più o meno l'opinionista, ma perché il sistema paese ne ha bisogno, perché oggi siamo di fronte a una patologia da questo punto di vista e perché è ora di ripristinare, diciamo, una fisiologia delle democrazie mature dal mio punto di vista. Quindi senza ulteriori indugi passerei anzitutto la parola al senatore Armando Siri, segretario nazionale della Lega. Grazie. Grazie mille, ringrazio naturalmente gli ospiti autorevoli, ringrazio dell'onestà Giovanni che si presenta come un giornalista non super partes, non esistono, speriamo esistano i magistrati super partes, questi dovrebbero essere veramente super partes e dovrebbero incarnare davvero quell'immagine della bilancia che rappresenta la giustizia. E quindi è di questo che parliamo stasera. Ringrazio Irene Testa del Partito Radicale, con loro abbiamo iniziato questo percorso di democrazia. Stasera questa sala piena, adesso ho appena mandato le immagini a Salvini con le vostre foto e il vostro video dicendo Milano piena, la democrazia c'è, le persone partecipano, abbiamo raccolto più di 100.000 firme, come diceva e ricordava anche Bolognini il fine settimana. Questo è qualcosa di straordinario, in un momento in cui abbiamo passato tutto il periodo della pandemia, tutto il periodo delle restrizioni, tutto il periodo delle mascherine, dove abbiamo vissuto veramente malamente, con un senso di profonda angoscia, anche la nostra appartenenza all'ordinamento costituzionale di questo paese. Perché ci sono stati dei momenti, ancora in realtà non sono ancora stati chiariti, sul tema della cornice costituzionale che vede tutti noi coinvolti come comunità. Qual è la base della nostra comunità? La base della nostra comunità è la democrazia espressa dalla sovranità popolare. Questo sta a fondamento del patto sociale della nostra società, della nostra comunità, del nostro stare insieme come paese. E lì un po' è vacillato, la Costituzione un po' è vacillata. Per tante ragioni, perché la paura sappiamo che è un sentimento irrazionale, quando si tratta di salute si toccano delle corde che sono delicatissime, che le neuroscienze studiano da tanti anni e quindi si sa perfettamente, molti di voi saranno andati quando erano bambini dal pediatra a fare la visita e ti mettevano seduto sul lettino e poi ti facevano con un martelletto così sul ginocchio, ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Ecco. Esattamente un po' così, solo che anziché sul ginocchio te lo fanno sul cervello, quindi capite che
come dire, ci sono delle reazioni che avvengono sulla base di cose che sono già definite. E lì la Costituzione, la nostra Costituzione un po' è vacillata. E quindi di fronte a uno Stato di diritto, perché dobbiamo ricordare che il nostro è uno Stato di diritto, di fronte a uno Stato di diritto che si pone un interrogativo, chi è lo Stato di diritto? Lo Stato di diritto siamo noi. Cioè voi, noi, tutti insieme siamo le cellule di questo organismo, cellule vive di questo organismo. Se una cellula è disinteressata o è distratta dal processo di questo organismo, l'organismo non sta mica bene. L'organismo comincia ad appassire, comincia ad ammalarsi, comincia ad avere degli squilibri. E il fatto che ci siano tante persone che partecipano così, a me riempie il cuore, perché è come se ci fosse una reazione di queste cellule che dicono: oh, attenzione, siamo vivi, siamo vivi, è successo di tutto ma ci siamo, e per noi la democrazia è presidio fondamentale della nostra esistenza. Questo è il tema importantissimo. Quindi vedervi qui, già solo che voi siete qui, è un'immagine straordinaria della vitalità che c'è ancora in questo paese e che riempie il cuore delle persone che sono impegnate politicamente. Perché l'impegno politico, che cos'è? Dovrebbe essere almeno il trasporto verso la comunità, verso il bene comune, verso il mettersi a disposizione e trarre insieme il percorso migliore per raggiungere i risultati che vogliamo tutti. Allora, oggi parliamo di giustizia, quali sono le ragioni di questa chiamata del popolo. C'è qualcuno che si è scandalizzato, perché sapete che c'è un po' questa storia che il popolo non lo devi chiamare perché il popolo è un branco di beoti, cosa lo chiami a fare, tanto non capiscono niente, facciamo noi. Passa questa idea, no? Certo, non è che ve lo dicono in televisione, però se voi analizzate, guardate, no, nei sottotitoli, nel non verbale, nel non detto, in tutti quei meccanismi, ti arriva. Su, breve, su, stringi, stringi, che tanto comunque la gente vuole pensare ad altro. E no, la gente con 5G non vuole pensare ad altro, perché la giustizia è una cosa che riguarda tutti, ciascuno di noi, indipendentemente dalla carica che ricopriamo, indipendentemente dal ceto sociale, indipendentemente dal nostro status politico o d'altro. Ci riguarda tutti. E i casi di mala giustizia che in questi mesi porteremo all'attenzione dei cittadini, se non fossero bastati quelli a cui abbiamo già assistito, sono non dei politici, sono delle persone normali, delle persone normali, della gente normale. Perché se a te ti capita la sfortuna di appiccicarti, incagliarti come una ragnatela, voi dovete pensare che la ragnatela del nostro ordinamento, delle nostre leggi, è sempre più fitta. Sempre più fitta, sempre più fitta, si sfornano leggi, regolamenti, direttive, c'è la Comunità Europea, c'è il TAR, c'è la Cassazione, c'è la Corte Costituzionale, c'è il Consiglio di Stato, c'è il Parlamento, poi c'è la sentenza. È un reticolato sempre più fitto in un sistema che dice: la legge non ammette ignoranza. Voi capite che uno dice: wow. Quindi tu vai, mai, spero di no, ma a molti capita di andare all'avvocato e dire: ma scusi, ma questa cosa mi sembra, come dire, normale, no? Cioè pensavo che fosse così, nel senso che pensavo che fosse una cosa di buon senso. No, per la legge non è così, anzi no, lei proprio perché ha fatto così finisce nei guai. Ce l'ha i soldi per affrontare il processo? Dice: no, ma c'è la tutela garantita dallo Stato. C'è la tutela garantita dallo Stato se tu sei proprio veramente indigente, perché fino a 9.600 euro c'è la tutela, 9.600 euro di reddito lordo. Quindi se tu sei uno che vive con 500 euro al mese, forse con 500 euro al mese, dico forse, hai la tutela legale, forse. Se non vivi con 500 euro al mese e guadagni 1.473 euro al mese perché fai il dipendente, perché fai il lavoro come tutti, più o meno, no?
devi pagare. E giustamente gli avvocati costano. E chi si augura di dover passare 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anni in un processo e dover pagare, farsi prestare i soldi dalla suocera, farsi prestare i soldi dai parenti, avere la distruzione interiore magari di essere coinvolto in una cosa più grande di te, per poi risultare dopo 10 anni, dopo che hai speso tutti quei soldi, dopo che hai vissuto tutto quel male, e risultare innocente? C'è gente che è morta, lo sappiamo bene, c'è gente che è morta, perché se tu non sei centrato, non sei equilibrato, non hai veramente una struttura forte, tu vai all'altro mondo, ti ammali, ti viene un infarto, sicuro che vai all'altro mondo. E ne abbiamo avuto casi immensi. Oppure finisci in galera, ti fai 6 mesi, 1 anno, 2 anni in galera, poi dopo ti dicono, ah, scusate, ci siamo sbagliati. E chi ti risarcisce? Chi ti risarcisce? Lo Stato. Cioè praticamente voi, che non c'entrate niente, risarcite lo sbaglio di un altro, perché non è che paga lui, pagate voi, paghiamo noi. Comodo così, no? Vi pare? Conoscete qualche professione in tutta Italia, in tutto il mondo, che se sbaglia non paga? E chi sbaglia paga, eh? La responsabilità civile del magistrato, che il Partito Radicale aveva portato avanti nei referendum, poi traditi purtroppo dal Parlamento, diceva proprio questo. Ma non era una cosa contro i magistrati, tant'è che ci sono magistrati, i magistrati onesti che sono, e i magistrati onesti, indipendenti, equi e per bene, che sono la maggior parte dei magistrati, non hanno problemi in questa direzione. Perché se tu non sei mosso da un intento distorto, cerchi di essere assolutamente equo. Lo sapete che il PM deve raccogliere le prove anche a favore dell'indagato? Lo sapevate? La pubblica accusa raccoglie le prove anche a favore dell'indagato. Io ho chiesto al mio avvocato, ho detto, ma è vero? Capito? Ma dico, io gli dico, ma la Costituzione, le cose, le leggi? E lui mi dice, capite? Allora, quando noi abbiamo una legge scritta, un codice, una costituzione, un ordinamento che ci dà delle prescrizioni, e chi deve tutelare quelle prescrizioni le disattende, che fiducia ci può essere nel corpo civile dei cittadini di una società? Se tu che sei il primo che devi applicare, devi far sì che l'ordinamento sia assolutamente applicato in modo integerrimo, sei il primo che lo disattende. Se c'è un ordine di un magistrato che ti dice restituisci all'indagato il materiale sequestrato, perché quel materiale sequestrato l'hai sequestrato illegittimamente, tu il materiale lo devi restituire. Non ci puoi costruire su gli interrogatori e ulteriori indagini, perché non si fa, eppure avviene. Potrei citare lungamente tutti quei frangenti in cui crolla lo Stato di diritto e crolla dinanzi a coloro i quali dovrebbero essere i primi a tutelarlo. È questo che sconcerta il corpo elettorale. Non è la punizione contro i magistrati in generale, perché noi i magistrati, gli eroi, quelli che combattono contro la criminalità, quelli che tutti i giorni sono in campo a difendere questa legge e questa cornice democratica, istituzionale, costituzionale del nostro ordinamento, li applaudiamo, li tuteliamo e li sosteniamo sempre. Ma ci sono altri che purtroppo non vanno in questa direzione. Il tema delle correnti, un altro tema dei referendum. Ma quando mai ci possono essere... Ma tu ti aspetti che chi deve giudicare in modo indipendente e distaccato faccia parte di logiche correntizie e pseudopolitiche?
Se siete qui forse avete letto il libro di Sallusti, quell'altro Sallusti, Alessandro, quel libro su Palamara che è sconcertante, è da brividi, è da brividi. Cioè io vi prego perché è da, vi prego di leggere perché è da brividi. Poi attenzione, nessuno è perfetto, eh? Io su questo voglio essere molto chiaro. Non ci sono politici immacolati, magistrati immacolati, insegnanti immacolati, giornalisti immacolati. Non esiste, perché ce lo dice la Bibbia, ce lo dice il Vangelo, ce lo dice Gesù Cristo, ce l'ha detto fin dall'inizio. Chi di voi non ha mai peccato scagli la prima pietra. Il problema è che aggiungeva: voi non giudicate per non essere giudicati. Qui il problema è che sappiamo benissimo e conosciamo i limiti dell'essere umano, ma se veramente una comunità per evolversi ha bisogno di fare i conti con se stessa, è un passo avanti, che bisogno c'è di costruire uno Stato come l'abbiamo costruito e di continuare a volerlo così, sanzionatorio, punitivo, ipermoralista, ipocrita, ipocrita ragazzi, ipocrita, ipocrita. Io mi chiedo ancora come è possibile che uno Stato che si faccia chiamare civile, no, noi diciamo siamo una società civile, un paese civile, abbia ancora il carcere per reati che sono assolutamente privi di pericolosità, diciamo, cioè io manderei in carcere chi violenta, chi mette una bomba, chi attenta alla vita fisica di un individuo, ma non metto in carcere se uno sbaglia a fare la dichiarazione dei redditi, o perché magari c'è un fatto amministrativo, gli farò pagare il doppio, gli farò scontare con dei lavori utili, non lo so, trovo mille altre forme civili affinché la società sia veramente risarcita. Ma se uno sbaglia a fare la dichiarazione dei redditi e lo mettono 5 anni in galera, a te cosa ti ha risarcito? Cosa te ne importa? Ha solo, visto con diciamo, una visione più spirituale, ha solo appesantito il tuo karma, perché te lo trovi sulle spalle tu poi, la sua sofferenza. Perché in carcere si soffre. Sapete qual è l'intento del carcere? C'è scritto chiaro. È l'intento afflittivo. Segnatevela questa parola, eh? Afflitti, affliggersi. Senti come. Prova un attimo a sentirla bene questa parola. Afflittivo. Per carità, se uno sbaglia, se uno commette violenza, se uno è pericoloso, deve essere circoscritto. Purtroppo non succede così, soprattutto con la custodia cautelare. La custodia cautelare è un sistema per cui io ti metto in galera, poi vediamo. Poi dopo un anno, scusa, grazie, arrivederci. Ma non può funzionare così. Allora io concludo dicendo una cosa. Noi dobbiamo avere il coraggio di uscire da questa ipocrisia. Adesso tocca a voi, tocca a noi. In questa fase i cittadini della Repubblica, gli italiani, hanno in mano veramente la storia di questo paese. Se noi riusciamo a riformare la giustizia, riusciamo a riequilibrare il sistema dei poteri, che poi poteri, per dirla a Montesquieu, come direbbe Montesquieu, tanto non sono, perché secondo la tripartizione esiste il potere legislativo, esiste il potere esecutivo ed esiste l'ordine giudiziario. Non il potere giudiziario. Sapete perché? Perché la parola potere può derivare soltanto dalla sovranità popolare. Tu puoi esercitare un potere solo in virtù del mandato popolare. Perché al primo articolo della nostra Costituzione c'è scritto chiaramente che la sovranità appartiene al popolo, non appartiene a nessun altro.
Chi è che è investito di questa sovranità? L'Assemblea legislativa, il Parlamento della Repubblica. E tramite questo Parlamento chi viene investito di alcuni poteri che questo Parlamento gli delega? Il governo, potere esecutivo. Il potere giudiziario non ha delega popolare. Eppure è attualmente l'ordine della nostra Repubblica che ha più potere in assoluto, perché ha il potere di gestire la vita e la libertà delle persone. E il potere non gliel'avete dato voi. E il potere non gliel'avete dato voi. Allora, qui si tratta di riappropriarci di qualcosa che la Costituzione prevede. E la Costituzione non è un pezzo di carta lì così, che tanto non vale niente. Perché se noi non difendiamo la Costituzione, non difendiamo quella cornice dell'ordinamento che ci ha portato ad essere fino ad oggi la società che siamo, che cosa ci accadrà un domani? Le cose date per scontate, sapete che fine fanno? Muoiono. Provate a dare per scontato vostro marito, vostra moglie, la vostra fidanzata, il vostro lavoro, il vostro amico, la vostra amica. Provate a dare per scontato una piantina che mettete lì fuori sul balcone e non dategli da bere. Muore. La Costituzione è una cosa vuota. È solo un pezzo di carta se non vive nei cuori di tutti i cittadini. Allora, quello che noi oggi siamo qui a fare, siamo qui a dimostrare che la Costituzione non è un pezzo di carta, che ancora vibra nei cuori di tutti i cittadini che chiedono che la Costituzione sia rispettata e sia il faro di riferimento del nostro ordinamento. C'è da cambiare qualcosa? Sì, c'è da cambiare qualcosa di questa Costituzione. C'è da cambiare molto. I tempi sono cambiati, sono modificati. Ma attenzione a una cosa. Se voi che siete i sovrani che gestite il potere e delegate i rappresentanti vostri in Parlamento, attenzione però, i vostri delegati rappresenteranno tutti i vostri pregi e tutti i vostri difetti. Non aspettatevi che siano migliori di voi. Possiamo essere migliori, ma tutti insieme. Se ci distacchiamo gli uni dagli altri, ci indeboliamo e creiamo una malattia autoimmune, per cui le cellule di questo organismo attaccano l'organismo stesso e lo fanno ammalare, senza soluzione di continuità. Noi oggi siamo in questa condizione, da politici. Faceva prima una battuta Bolognini, dicendo non si sa se poi facendo questo convegno ci arriverà un avviso di garanzia. E ci abbiamo riso sopra. Ma i nostri padri costituenti, all'articolo 68 della Costituzione, hanno detto chiaramente che i parlamentari godono di guarentigie che servono loro per l'esercizio del mandato in modo indipendente. Io devo poter venire qui ed esprimere liberamente la mia opinione senza timore di nessun tipo di rivalsa e di nessun tipo di ritorsione, perché la ritorsione fatta nei miei confronti è la ritorsione fatta nei confronti del corpo elettorale. Questo è il tema. E la politica però è ipocrita, perché ci sarebbe da reintrodurre l'articolo 68 esattamente come è stato riformato nel 92 sull'onda di Tangentopoli. Ma la politica è ipocrita. Dice, ma se poi lo reintroduciamo, allora i cittadini cosa diranno? La casta, non la casta? Ma quale casta? Ma se tu mi eleggi perché io faccia qualcosa e poi non sono libero di esprimere quello che tu ti aspetti che io faccia, cosa pretendi da me? Sembra che oggi la casta sia proprio quella dei magistrati, direi oggi. Come dice giustamente Becchi, che poi dopo vi illustrerà il suo punto di vista su questo, se c'è una casta oggi sicuramente non è quella politica, perché ormai la politica è ridotta ai minimi termini. Ma se la politica è ridotta ai minimi termini, le vostre aspettative di cittadini sono ridotte ai minimi termini. Non venite dal politico a chiedergli, perché il politico cosa può fare? Un governatore, un sindaco si muove a un perimetro grosso così, se si sposta di un centimetro gli arriva l'avviso di garanzia per abuso d'ufficio, per qualunque... Come fa a lavorare in questo modo?
Allora, se la sovranità appartiene al popolo e se questo è un paese vivace, come state dimostrando questa sera, che difende il principio della democrazia e della sovranità popolare, noi avremo vinto questa grande battaglia dei referendum sulla giustizia. Grazie e lascio la parola al Presidente. Grazie mille. Sì, a proposito di sovranità popolare, che appunto non è una parolaccia, anche se il mainstream di cui parlavo prima, quello fintamente neutrale da qualche anno, mi sta provando a convincere che è una parolaccia, ma anche su questo tema poi il professor Becchi potrebbe intrattenerci per ore, c'è una storia alle spalle degli referendum di oggi, che è anche la storia di referendum di ieri. Cioè, solo per limitarci al caso più clamoroso, mi pare nel 1987, il Partito Radicale, qui rappresentato insieme al Partito Socialista, credo, presentarono dei referendum in materia di giustizia, soprattutto sulla responsabilità civile e credo anche, diciamo, l'organizzazione del CSM, che già allora destava qualche perplessità a chi, come dire, vagheggiasse che lo Stato di diritto fosse qualcosa di concreto, ma non solo di astratto. Lo propose, lo stravinsero e poi non si realizzò, perché ci fu una reazione forte probabilmente della casta, quello dei Vabecchi, o comunque insomma di altre caste, non della casta politica. Allora, c'è una storia lunghissima alle spalle di questi sei quesiti e secondo me è interessante capire quali furono le resistenze e soprattutto, perché non siamo qui a fare storia ma a fare battaglia contemporanea, perché ora mai più, cioè perché questa deve essere davvero la volta buona, se no non si farà mai. Allora, credo che su tutto questo possa spiegare molto meglio di me Irene Testa, che è tesoriere del Partito Radicale e anche del comitato promotore del referendum. Allora, intanto grazie per questo invito e soprattutto grazie ad Armando per questo suo bellissimo intervento appassionato, che ha davvero toccato molti aspetti di questa giustizia che non funziona, entrando persino nel merito dei sentimenti che il cittadino prova quando viene perseguitato dalla giustizia, perché purtroppo è necessario dirlo, spesso il cittadino si trova perseguitato, ha paura della giustizia, non si sente protetto da questo magistero. E quindi hai toccato poi vari aspetti, anche hai detto c'è gente che aspetta in custodia cautelare e in custodia cautelare si muore, ed è vero, ci sono tante persone purtroppo che non ce l'hanno fatta, che in carcere si sono suicidati perché il giorno del processo non arrivava mai o perché l'impatto con il carcere non gli ha consentito di resistere a quella disperazione di fronte a un luogo così purtroppo cupo, afflittivo, come dici tu, che non ricalca ciò che prevede l'articolo 27 della Costituzione, ossia che le pene devono consistere, non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione. Questo per chiunque, colpevoli e innocenti, ma sappiamo che in carcere purtroppo ci finiscono anche tanti innocenti. I numeri ci dicono che ci sono quasi 22.000 persone che stanno oggi in carcere in attesa di giudizio, sono numeri altissimi e molti di questi poi sono casi di persone che risultano essere innocenti e magari hanno passato anni prima di vedere fuori la verità rispetto ai loro casi. Abbiamo, lo facevi tu Giovanni, citato il referendum dell'87 e non posso non ricordare che quel referendum era il referendum Tortora. E ricordare Tortora significa ricordare che sono passati quasi 40 anni e quella giustizia continua ad essere una giustizia che non funziona. Continua ad essere una giustizia che continua a sbagliare, continua ad essere una giustizia che oggi ci dice che in carcere ogni giorno finiscono almeno 3 persone ingiustamente in carcere, che ne finiscono 1.000 casi ogni anno e che sono tantissimi gli indennizi che lo Stato, lo diceva Armando Siri,
che lo Stato e quindi i cittadini italiani sono costretti a pagare per le ingiuste detenzioni. Ora è vero, quel referendum, e quindi oggi per quanto mi riguarda è un momento importante, emozionante sicuramente per il Partito Radicale, ma per tutti i cittadini italiani, non solo perché ieri si sono raccolte in due giorni 100.000 firme, che è un numero pazzesco, è un numero bellissimo che apre questa campagna referendaria nel migliore dei modi. Non potevamo aspettarci di più. Anche io con Matteo Salvini ci giriamo le foto dei tavoli ed è una cosa pazzesca, la gente in fila ai tavoli. Beh, questo significa che la gente ha fame di giustizia, significa che la gente richiede che ci sia giustizia, e lo strumento referendario, benché qualcuno lo abbia additato negli ultimi tempi come quasi uno strumento sovversivo nei confronti del Parlamento, che invece è sovrano, beh, lo strumento del referendum è uno strumento nobile, uno strumento che appartiene al popolo, uno strumento che stiamo rivitalizzando e che lo stesso Parlamento in qualche modo e certe forze politiche hanno negli anni svilito. Lo hanno svilito quando spesso decidono molti partiti di gridare all'astensione e quindi, d'accordo con le forze per il no, invitano la gente a non andare a votare. O è stato svilito, certo, anche nel momento in cui un referendum passa con l'80% dei voti, come quello sulla responsabilità civile dei magistrati, dove i cittadini italiani hanno chiesto che a pagare per gli errori, esattamente come avviene per ogni funzionario pubblico, perché il magistrato è un funzionario pubblico, dovrebbe essere il magistrato e non lo Stato al posto suo, mentre invece sappiamo che la legge Vassalli è servita proprio a questo, ha stravolto l'esito referendario facendo in modo che se il magistrato sbaglia lo Stato paghi al posto suo. Quindi io credo che un primo risultato positivo di questo dibattito che c'è stato, di questo accordo che c'è stato tra la Lega e il Partito Radicale, due forze anche così diverse, ma questo segna un punto molto importante, prima di tutto perché due forze appunto diverse sono riuscite a dialogare su un obiettivo comune importante che riguarda i cittadini italiani, e soprattutto perché noi offriamo ai cittadini italiani uno strumento di democrazia. E quindi uno strumento che in qualche modo riporta i cittadini anche ad essere partecipi della vita democratica. Questo strumento, diciamo, io sono sicura che ci porterà ad avere degli esiti positivi, perché abbiamo anche visto che è un referendum appoggiato anche da molte altre forze politiche, da Forza Italia, dall'UDC, dal Partito Liberale Europeo, sono in tante, dal Partito Socialista, possiamo dire che solo ad eccezione del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, tranne alcune eccezioni, è un referendum che vede una larga fetta di partiti che lo appoggiano, e questo è probabilmente sarà anche un segnale da prendere positivamente, proprio perché magari queste stesse forze saranno in grado di difendere quegli esiti parlamentari del referendum, cosa che non è accaduta appunto con la legge Vassalli. E da un certo punto di vista spesso ho sentito dire: ma le riforme le farà il Parlamento, le riforme le deve fare il Parlamento. Ma il Parlamento intanto può benissimo fare le riforme che decide di fare. Sappiamo che la riforma Cartabia a noi va benissimo, bisognerà capire se quella riforma Cartabia riuscirà ad avere luce, perché non dimentichiamoci che la riforma Cartabia intanto ancora non è riuscito ad essere, il governo non ha presentato il maxi emendamento sul DDL penale, quindi lì stiamo anche parlando del DDL Bonafede. Cioè, quindi ci sarà da chiedere, non solo da chiedersi non solo se la riforma Cartabia riuscirà a passare, ma anche che tipo di riforma passerà, no? Che tipo di modifiche riusciranno a passare, perché non dimentichiamoci che bisognerà capire se prevarranno le ragioni del ministro Bonafede, perché quelli sono i DDL Bonafede, o le ragioni del ministro Cartabia.
Quindi noi semplicemente oggi chiediamo al popolo di pronunciarsi, perché abbiamo anche visto come negli anni il Parlamento non solo non ha mai dibattuto di giustizia o l'ha fatto pochissimo in questi anni, negando persino il dibattito ai cittadini italiani, ma addirittura ha lasciato persino cadere tante leggi, tanti moniti dalla Corte Costituzionale, cioè che non riesce il Parlamento a fare le leggi. Quindi di che cosa ci si rimprovera? In qualche modo, voglio dire, io credo che queste due riforme, se anche si facesse in Parlamento, non si accavallano ma possono andare parallelamente, e anzi forse sarà la volta buona, si spera, che il nostro Paese riuscirà ad avere una riforma completa su più punti, e quindi questo momento, da una parte i cittadini col referendum, dall'altra il Parlamento che cerca di fare le riforme, e allora probabilmente questa sarà sicuramente la nostra vittoria, no? Oltre agli esiti del referendum. Ci tenevo anche a dire che questo referendum ha anche un altro merito, a mio avviso, quello di aver innescato in qualche modo almeno un po' di informazione, perché fino a qualche tempo fa di giustizia non se ne parlava proprio, oggi quantomeno se ne sta discutendo, e qui oggi noi ne possiamo parlare di giustizia ascoltando anche le ragioni e gli argomenti dei professori, del dottor Nordio, del professor Guzzetta, del professor Becchi, e non solo le pagine del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio e del Tintinnio delle Manette. Cioè, grazie a questa iniziativa forse oggi si riuscirà davvero a parlare di giustizia, a parlare di quei cittadini che cercano giustizia, di quei cittadini che magari non sono noti come erano, come è stato in sottotitolo, perché io ho capito in questi anni, non sono giurista, non sono tecnico del diritto, ma me ne occupo da radicale, e in questi anni ho capito una cosa, che ci sono due filoni. Uno che riguarda le persone note che finiscono in carcere, sono quelle persone che vengono distrutte da una parte mediaticamente dai processi mediatici, sbattute in prima pagina come fossero, no, le peggiori persone di questo mondo, poi magari assolte, nel frattempo si devono anche dimettere, lo spiegava prima Armando Siri. O ci sono i poveri cristi che magari non finiscono sul giornale, ma hanno comunque una vita distrutta, hanno famiglie distrutte, che magari non riescono a pagarsi gli avvocati, che sono disperate perché le cause vanno avanti anni e anni, e riuscire a dimostrare anche una verità processuale non è una cosa facile. E quindi io spero, insomma, che a settembre, quando riusciremo a raccogliere, spero, più di 1 milione di firme, si riuscirà a fare questa riforma dopo la pronuncia anche della Corte, che davvero questa giustizia possa cambiare per tutti i cittadini italiani, che ne hanno davvero bisogno, e che soprattutto questa è un'occasione unica, irripetibile, da non sprecare, perché non si sa se potrà capitare ancora che gli stessi cittadini possano mettere in mano a questa giustizia. Grazie. Grazie davvero. Ho spento. Sì, mi riallaccio a quanto hanno detto entrambi gli interventi che abbiamo ascoltato, perché c'è una caricatura, no, secondo me, nel dibattito. Cioè la caricatura per cui c'è l'assalto così dei politici, quelli magari peggiori, quelli che hanno da difendere interessi strani, al moloch della giustizia, no, e dei puri che sarebbero i magistrati. Questa ovviamente è una caricatura, no, manichea, no? Cioè bene male, proprio una caricatura del dibattito. Secondo me è interessante, credo, capire che questi referendum vanno anche nell'interesse di quella maggioranza dei magistrati di cui parlava il senatore Siri prima. Cioè, per esempio, quando io leggo
diciamo, una riforma del CSM che lo renda non più prigioniero degli accordi percorrenti, nel senso che proprio tecnicamente se un magistrato non appartiene a una di queste bande interne non ha proprio speranza di andare nell'organo di rappresentanza della magistratura. Quando vedo la questione dell'equa valutazione dei magistrati, no? Io credo che è interesse di ogni magistrato per bene che sia valutato sul merito effettivo del suo comportamento professionale. Quando leggo ancora la separazione delle carriere, anche lì credo che sia interesse di qualunque magistrato che non ci sia neanche il sospetto, no? Neanche il più vago retropensiero sul fatto che sia sereno quando indaga e quando giudica, e che da questi due versanti non ci sia una comunicazione irrituale, per usare un eufemismo, no, dal punto di vista di uno svolgimento liberale della giustizia. Ecco, tutto questo per dire che quella caricatura va respinta, è una caricatura che magari certi ex magistrati propongono anche sulle pagine del Fatto Quotidiano, e noi per fortuna invece oggi abbiamo un magistrato che sicuramente non ci sottoporrà quella caricatura, e anzi credo che sia interessante che Carlo Nordio ci restituisca l'altra visione e spieghi perché dal suo punto di vista questi sono referendum da sostenere. Dottor Nordio. Beh, intanto innanzitutto grazie per l'invito, per la vostra cortesia, un saluto anche agli amici di Radio Radicale che ci ascoltano e le mie ripetute scuse perché per le ragioni dette prima dal nostro moderatore, quando avrò finito questo intervento alle 10:10, massimo 10:15, io finirò prima, però mi dovrò assentare. La magistratura non meritava tutto questo fango che sta emergendo dallo scandalo Palamara, perché la gran parte dei magistrati, e non è una frase comune, non è un modo di dire, l'ha detto prima giustamente il senatore Armando Siri, la gran parte dei magistrati fa il suo dovere, lo fa bene, lo fa con coraggio, lo fa con spirito di sacrificio. Certo, magari è anche una categoria ben retribuita, bene, gode di prestigio, eccetera, però non meritava tutto questo che era accaduto addosso. Però è vero che tutto quello che è emerso è una valanga di negatività, chiamiamole così, che non è stata inventata da complottisti, ma è prodotta dagli stessi magistrati o da una parte di questi magistrati. E se vi è la possibilità di rimediare a questo macello, questa si ha soltanto oggi con il referendum. In Italia i referendum, nel bene e nel male, hanno avuto un significato che è andato molto spesso al di là di quelle che erano le formalità dei quesiti. Già dai tempi, molti di voi vedo e me ne rallegro, sono giovani e quindi non erano nemmeno nati, ma nei tempi del referendum del divorzio, per esempio, si parlò sì del divorzio, ma fu uno scontro tra la Democrazia Cristiana dell'onorevole Fanfani e gli altri partiti laici. Tra l'altro la proposta del divorzio era Fortuna Baslini, cioè di un liberale, di un socialista, ma della vittoria sia proprio al Partito Comunista. Via via fino alla... questa è poi... via via fino all'ultima. L'ultima di Renzi, quel referendum proposto da Renzi, diventò un referendum pro o contro Renzi. Per cui molte persone che magari vedevano di buon occhio la modifica costituzionale votarono contro per eliminare dalla scena chi l'aveva proposto, cioè Renzi, e di questo si sono avvantaggiati, come tutti sappiamo, i 5 Stelle. Cioè il referendum è andato e continua ad andare al di là di quelli che sono semplicemente gli elementi posti dai quesiti referendari. Qui ci troviamo nella stessa situazione. I quesiti, di cui tra l'altro poi parlerà il professor Guzzetta, e mi rammarico di non essere presente, ma tanto so bene, immagino cosa dirà, è che i quesiti, alcuni possono anche essere discutibili dal punto di vista tecnico. Per conto mio, per esempio, la stessa responsabilità civile dei magistrati
è un problema che andrebbe approfondito, perché secondo me il magistrato che sbaglia non deve tanto essere colpito nel portafoglio, che tanto è assicurato ed è arci assicurato, quanto nella carriera. Cioè il magistrato che è indegno di fare il magistrato non deve essere sanzionato con una sorta di appunto sanzione pecuniaria che tanto paga l'assicurazione come durante un incidente stradale, ma deve essere cacciato via dalla magistratura e tante altre cose. Ma ripeto, il punto non è questo. Il punto è che, come negli altri referendum, questo ha un significato particolare, che può riassumersi così. In questo momento, e se non ora quando, vi è la possibilità di cambiare radicalmente la giustizia, che non è mai stata cambiata negli ultimi 25 anni o 30 anni, da quando la stessa politica ha fatto un auto da fè, cioè si è autocastrata eliminando quella guarentigia che era la immunità parlamentare, che come è stato ben ricordato prima non era stata affidata per tutelare il parlamentare, anche se qualcuno magari ne ha fatto cattivo uso, ma era per tutelare l'elettore, perché il parlamentare rappresenta l'elettore e se io caccio via il parlamentare offendo l'interesse elettorale di chi lo ha mandato lì. Bene. Tutto questo non si è fatto in 25 anni perché vi era una disparità di potere tra la politica, che continuava a perdere potere e prestigio, e la magistratura, che continuava ad acquistare. Oggi la situazione è cambiata, non perché la politica abbia acquistato maggior potere, semmai il governo ha acquistato maggior prestigio perché c'è Draghi e Dio ci salvi da fare un confronto con quelli che c'erano prima. Però le riforme non le fa il governo, non le fa il Draghi, non le fa la Cartabia, le fa il Parlamento. E il Parlamento è sempre lo stesso, sappiamo da chi è composto. E l'idea che questo Parlamento, che durerà ancora a lungo suppongo, possa fare riforme come quelle sulla separazione delle carriere, sulla responsabilità dei magistrati o altro, è puramente metafisica, non la farà mai. Sarà già abbastanza se eliminerà quello proprio spaventoso che è la prescrizione voluta da Bonafede. Ma è inutile su questo farci illusioni. E allora ecco l'aspetto politico. Il referendum serve a dare un segnale fortissimo da parte del popolo italiano che al di là della formulazione dei quesiti vi è un profondo, profondissimo, irreversibile desiderio di mutamento, per non dire proprio di rivoluzione. E questo l'Associazione Nazionale Magistrati l'ha capito benissimo, perché se ha paura di questo referendum, non è che ha paura della separazione delle carriere, che tanto bisognerebbe riformare la Costituzione perché è previsto dalla Costituzione, non ha paura della discrezionalità dell'azione penale perché anche quella è prevista dalla Costituzione, non ha paura della responsabilità civile dei magistrati perché tanto siamo tutti coperti dall'assicurazione anche per i danni erariali, ha paura di un messaggio che dica: signori miei, basta, avete esagerato, perché da 25 anni la magistratura, e lo dico con rammarico perché io ho fatto il pubblico ministero fino all'altro ieri per 40 anni, non si meritava questa valanga di fango e di diffidenza che le è caduta addosso, questa sfiducia che ormai è arrivata al 30% e forse anche meno da parte dei cittadini, e che non può essere risolta da questo Parlamento, può essere fatta soltanto dal referendum. E guardate che anche qui lo stesso sindacato dei magistrati ha avuto una tale paura che è entrato in contraddizione, perché quando è emerso lo scandalo Palamara, diamo per noto, come si dice, che voi tutti sappiate di che cosa si tratta, molti, a cominciare dai benemeriti radicali, io stesso mi sono associato, hanno chiesto la instaurazione di una commissione parlamentare bicamerale per comprendere, non per punire, questi meccanismi perversi di connubio tra politica, cariche elettive, cariche del CSM, cariche compravendute, cariche sottobosco trattate, eccetera, eccetera. E l'Associazione Nazionale Magistrati che cosa ha detto? Per l'amor di Dio, niente commissione parlamentare, perché interferirebbe con l'autonomia della magistratura. Quando adesso si è proposto il referendum,
La stessa associazione magistrati ha detto, per l'amor di Dio, niente referendum perché interferirebbe con la sovranità del Parlamento. Quindi, in poche parole, l'associazione magistrati non vuole che il Parlamento interferisca sulla magistratura, non vuole che il popolo interferisca sul Parlamento, e quindi che cosa vuole in realtà? Vuole continuare a essere autoreferenziale, cioè a continuare a fare queste autocertificazioni di virtù dicendo noi siamo autonomi, siamo indipendenti, siamo i migliori e se dobbiamo fare pulizia la facciamo benissimo in casa nostra, cosa che peraltro non hanno né voluto né potuto fare, come lo scandalo Palamara insegna. Allora, andando nella conclusione, io penso che la prima cosa da far capire ai cittadini, che non sempre hanno riflettuto su questo, è che il potere o l'ordine giudiziario oggi è sbilanciato, enormemente sbilanciato, a sfavore della politica e anche delle libertà individuali, per una ragione molto semplice, che la pubblica accusa, ovvero il pubblico ministero, procuratore della Repubblica, quello che è il monopolista dell'azione penale, cioè quello che inizia le indagini, ha un potere assoluto che non è controllato. Prima è stato detto giustamente dal senatore Siri, il potere è concettualmente riferibile al popolo. Io andrei oltre, direi che il concetto di potere è comunque riferibile al concetto di responsabilità. Non può esistere un potere senza una responsabilità. Nella giustizia o nella lotta, come si dice, contro la criminalità, il maresciallo risponde al capitano dei carabinieri, che risponde al colonnello, che risponde al generale, che risponde al ministro della difesa, che risponde al governo, che risponde al Parlamento, che risponde a voi. E se guardate bene, non c'è nessun elemento in una democrazia che non risponda a un altro. L'unico che si trova in questa situazione è il pubblico ministero italiano, che ha il potere immenso di iniziare come e quando vuole, non dico l'azione penale che è obbligatoria, l'indagine penale, cioè può anche inventarsi una indagine e Dio sa quali sono i sistemi, se avessi tempo magari un'altra volta per l'insegno dopo 40 anni di pubblico ministero come si fa a inventarsi un'indagine, ecco, e ha questo potere di iniziare, di mettere sulla graticola giudiziaria una serie di cittadini con tutte le conseguenze che sappiamo. Ti manda l'informazione di garanzia che subito diventa garanzia di informazione perché viene data subito ai giornali, come è successo l'altro giorno per quel poliziotto che ha sparato difendendosi da un tizio che minacciava con un coltellaccio di ammazzare i passanti, guarda caso si è subito saputo che era stato iscritto sul registro degli indagati, atto segreto che non si sarebbe dovuto divulgare e dove c'è stato quantomeno un difetto di vigilanza da parte dei magistrati. Ebbene, questo potere immenso che ha il procuratore della Repubblica, il pubblico ministero, non è sottoposto a nessun tipo di controllo. E sapete perché? Perché c'è stato un errore a monte da parte del legislatore che ha copiato la figura del procuratore distrettuale o procuratore della Repubblica o pubblico ministero o pubblico accusatore, come lo volete chiamare, sempre la stessa persona, da quello americano, il famoso district attorney. Il procuratore distrettuale americano è il capo della polizia giudiziaria e ha un forte potere sulla polizia giudiziaria perché la dirige, con un piccolo particolare che è elettivo. Cioè il pubblico ministero americano è eletto dal popolo e se sbaglia un'indagine o sbaglia due indagini e fa spendere un sacco di soldi ai cittadini con intercettazioni o altre cose infondate e alla fine l'indagato viene assolto, il pubblico ministero, il district attorney se ne va a casa perché non viene più rieletto. Tutto questo in Italia non succede perché noi abbiamo attribuito al pubblico ministero questi poteri immensi che ha il pubblico ministero americano, senza però attribuirgli la responsabilità politica che ha il pubblico ministero americano. Può essere una soluzione quello di fare il pubblico ministero in Italia elettivo, qui si potrebbe discutere a lungo e probabilmente i no sarebbero più favorevoli che i sì, c'è il sistema inglese però che è molto meglio, dove il pubblico ministero non è elettivo, dove gode di garanzie di assoluta indipendenza e imparzialità, con un piccolo particolare che non è il capo della polizia giudiziaria perché le indagini, come vedete nei film di Poirot, le fa Scotland Yard. Ecco,
Questo è uno dei tanti, dei tantissimi elementi di criticità della nostra giustizia che costituiscono, diciamo, il cancro che sta minando da decenni la credibilità della nostra giustizia. Si può pensare allora che tutto questo venga risolto? Molto spesso queste cose sono scritte anche nella Costituzione. Possa essere risolto con una legge ordinaria o con delle leggi anche costituzionali di questo Parlamento a maggioranza grillina? Beh, onestamente no. Ecco allora perché occorre dare questo scossone. E questo scossone oggi si chiama referendum. Grazie. Salutiamo e ringraziamo ancora il professor Modio che davvero ci ha restituito un quadro straordinario e terrificante, diciamo, terrificante come diagnosi, come dire, dello stato dell'arte, no? Rispetto al quale non si può che sostenere questi referendum. E ha fatto un quadro talmente esaustivo e appunto terrificante che a me, da umile cronista, viene da dire che la sensazione è che in questo paese lo Stato di diritto di fatto sia sospeso, congelato, come ha detto Nodio, da decenni. Cioè, se dovessi individuare un riferimento, hanno fatto anche una famosa serie TV, no? 1992, l'hanno fatta tutta dalla parte dei sospensori dello Stato di diritto, dal mio punto di vista. Ma comunque, insomma, almeno da quel momento lì, che poi la Tangentopoli è ricordata dal senatore Siri, mi sembra ci sia una sospensione dello Stato di diritto, no? Io metto in fila solo appunto due episodi da cronista. Quando allora un magistrato, parlando di un'importante figura imprenditoriale e politica del paese, con un eufemismo, disse: io quello lo schianto, mi pare, disse. Sfascio, esatto, che ancora peggio, io quello lo sfascio. Quando ora, rivelazione di Palamara, un magistrato scrive in una chat: beh, però è difficile contestare qualcosa a Salvini, cioè Salvini ha ragione, sta attuando le sue prerogative da ministro dell'interno, riferito al governo giallo-verde, no? Alla famosa questione dei sequestri di persone in serie. E gli viene risposto: sì, certo, ha ragione, ma in questo momento dobbiamo attaccarlo. Ecco, da quello lo sfascio e ha ragione, ma in questo momento dobbiamo attaccarlo, ci sono i decenni di sospensione dello Stato di diritto, secondo me. Allora, guardando la fotografia di questi quesiti, che sono già importantissimi, diciamo, ognuno nel suo specifico, ma dietro si vede una battaglia ancora più importante e irrinunciabile, cioè che ha a che fare proprio con lo stato del diritto in tutti i sensi nel nostro paese, che credo ci possa spiegare molto meglio di me Giovanni Guzzetta, professor Guzzetta, che è ordinario di diritto pubblico all'Università di Tor Vergata. Buonasera, grazie per l'invito. Non so se voi siete consapevoli che siamo tutti oggetto di un esperimento, cioè io sono quello che vi deve dare la botta finale. E se sopravvivete a questo, c'è una buona speranza che il referendum vada in porto. Perché io vi devo parlare degli aspetti tecnici del quesito, che già fa venire, come dire, fa tremare le vene ai polsi e dà appunto la botta finale a chi già dopo una giornata di lavoro è piuttosto affaticato. Però cercando di giustificare, perché appunto io rischio il linciaggio se parlo troppo, cercando di giustificare a me stesso il senso di questo mio intervento alle 10:10 di sera del 5 luglio, l'ho trovato, diciamo, ho cercato di nobilitarlo in questo senso, e cioè è verissimo quello che diceva Nordio, il referendum hanno un significato politico che va spesso al di là del significato tecnico. Abbiamo citato questioni di giustizia, basta citare il referendum Segni sulla preferenza unica del 91 che ha cambiato il corso della storia politica. Però i referendum hanno anche un significato tecnico, e hanno un significato tecnico che è estremamente importante, perché è l'unico atto nel quale i cittadini
legiferano, cioè cambiano le leggi. Cioè, è l'unico caso in cui non delegano, in cui se dicono sì, succedono delle cose nell'ordinamento, cambiano delle cose. Quindi i quesiti, per quanto poi siano accompagnati da e siano in una cornice in cui nel merito ognuno la pensa come la pensa, però sono una grande battaglia su una azione concreta di modifica dell'ordinamento giuridico, che sullo stesso piano, ma secondo la Corte Costituzionale addirittura in qualche misura supera, nel senso che poi non può essere ripristinato la legislazione che viene abrogata per referendum, sullo stesso piano del legislatore. Quindi sapere di che parliamo è in qualche modo un modo per rendere il nostro impegno, non per chi è a favore del sì o per chi è a favore del no, non ha nessuna importanza, ma la nostra partecipazione non come un sondaggio, un'indicazione, una delega, ma è scegliere. E la prima cosa che vorrei dire è che io sono molto, cioè non entrerò nel merito dei referendum, perché voglio fare un ragionamento, diciamo così, che prescinde, ma quello su cui sono molto tranquillo è che qualunque cosa si pensi, non ha nessun senso le posizioni di chi dica questa è una materia che non si può toccare, questa è una materia su cui devono intervenire altri, perché grazie a Dio il referendum, essendo un istituto previsto dalla Costituzione, ha una delimitazione che è stata decisa dai padri costituenti nel 1947. Quindi se si può fare o non si può fare un referendum su una certa materia, non lo decide il rappresentante di nessuna associazione o l'esponente di nessun partito, ma lo decide la Costituzione, e attraverso la voce della Costituzione, è la Corte Costituzionale che è la voce della Costituzione, che a gennaio, se vengono raccolte le firme, e mi pare che insomma ci siano buone probabilità che ciò accada, deciderà se sono ammissibili. Quindi tutte queste critiche, diciamo, di contorno non hanno nessuna consistenza. Non spetta a noi decidere se, come si dice a Roma, si può fare o non si può fare. È previsto un procedimento, lo deciderà la Corte. Peraltro nel passato la Corte ha già dichiarato ammissibili due referendum su due argomenti che sono molto, come dire, piccanti, e cioè la separazione delle carriere e la responsabilità civile. È chiaro che la Corte ha previsto, diciamo, ha individuato tutta una serie di limiti, e quindi ciò che è importante in un referendum, questo anche se vi capiterà, come dire, di doverne discutere con amici, io ne ho già un sacco che mi insultano, diciamo, è importante saperlo, diciamo, la Corte richiede che il referendum abbia una sua logica, ovviamente, cioè che non si spari a caso, e quindi si capisca dal quesito qual è la finalità che si vuole perseguire. Questo rende anche i referendum a volte, come dire, molto settoriali. Certo, Nordio prospettava riforme costituzionali, il referendum ha dei limiti, e quindi è necessario che le richieste siano delle richieste molto nette, su punti specifici, perché se no rischiano di non essere ammissibili. Quanti sono i quesiti? 6. Quindi siete preparati. Quesito numero 1. Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura. Qui siamo in tema di legislazione elettorale, sulla quale, come sapete, la Corte Costituzionale è molto rigorosa. Quindi l'intervento, purtroppo, è un intervento che deve fare i conti anche con questa esigenza. In questo caso l'intervento è sulla presentazione delle candidature, quindi non sul sistema elettorale, che è un sistema fondamentalmente proporzionale, quello attuale, del CSM, ma sulla presentazione delle candidature. Qual è la ratio, il principio unitario che deve esserci perché sia ammissibile? La ratio è che, allora, la popolazione dei magistrati è di circa 7.500-8.000, nessuno mi ricorda esattamente. Questi poi vengono eletti per categorie, quindi l'elettorato poi effettivo è un elettorato molto ridotto,
un paese di medie dimensioni. La presentazione delle sottoscrizioni è un filtro alle candidature, perché quanto più alto è questo limite, tanto più bisogna essere organizzati per dare conto delle firme. Allora, qual è la ratio di questa proposta? Poi ognuno deciderà come votare, ma la ratio è che la competizione sia la più aperta possibile, cioè che i gruppi organizzati, che sono una certezza, diciamo, nell'organizzazione della magistratura, anche legittimamente, però lo sono, ecco, non siano in condizione di impedire l'accesso. Se qualcuno si occupa di economia e di concorrenza sa che uno dei problemi dei mercati è quello l'accesso dei newcomers, no? Cioè, il mercato, uno dei meccanismi oligopolici, diciamo, di controllo del mercato è quello di mettere delle barriere all'accesso alla competizione. Allora, il referendum vuole eliminare la barriera costituita dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature. Poi il candidato ovviamente nella competizione prenderà i voti. Quesito numero 2, responsabilità civile diretta dei magistrati. Vabbè, non fate finta che non ci sia scritto nulla, perché vi hanno detto che è quasi, diciamo, un atto di killeraggio tutta questa roba da leggere, ma la cosa fondamentale è che il modello, allora la metto così che è più semplice, cioè è più semplice per me. L'articolo 28 della Costituzione prevede che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti. Sono direttamente responsabili, cioè se io voglio agire nei confronti di un funzionario pubblico che mi ha causato un danno, cito in giudizio lui. La responsabilità si estende anche allo Stato. Questo dice l'articolo 28 della Costituzione. È chiaro che l'articolo 28 della Costituzione si inserisce in un contesto costituzionale in cui ci sono altri principi, altre norme, e infatti la Corte Costituzionale ha detto, ed è giurisprudenza consolidata, che intanto i magistrati rientrano tra i pubblici funzionari. Quindi l'articolo 28 si applica anche ai magistrati. Ha anche detto che in questa materia, perché ci sono le norme sull'indipendenza dei magistrati, il legislatore ha un margine di discrezionalità su come applicare l'articolo 28 ai magistrati. Questo non vuol dire che quindi l'articolo 28 debba essere applicato obbligatoriamente come è applicato oggi, ma significa che quella che esiste oggi adesso, dirò qual è una delle ipotesi possibili. Qual è l'ipotesi che esiste oggi? La disciplina attuale. La disciplina attuale è che se io vengo danneggiato da, diciamo, per dolo o colpa grave da un magistrato nell'esercizio delle funzioni, non posso agire direttamente nei suoi confronti. Oggi non posso, quindi quel direttamente oggi non si applica ai magistrati. Io posso agire nei confronti dello Stato, il quale Stato è obbligato entro 2 anni a rivalersi sul magistrato, ma il perimetro della responsabilità del magistrato è minore, cioè lo Stato risponde per una responsabilità maggiore di quanto non risponde il magistrato in sede di rivalsa. Questo per esempio. Che cosa fa il referendum? E anche qua, ognuno è libero di fare e scegliere che cosa preferisca nel voto, però che cosa fa il referendum? Il referendum dice applichiamo l'articolo 28. Cioè, tra le varie opzioni possibili di cui la Corte Costituzionale ci ha dato e quindi prevediamo che il cittadino possa agire direttamente nei confronti del magistrato e solo in via solidale o sussidiaria intervenga lo Stato. Questo ovviamente rafforza enormemente la
responsabilità del magistrato e anche fa sorgere tutta quella discussione a cui assistiamo sul problema della lesione dell'indipendenza di un magistrato che rischia di essere direttamente. Su questo è merito politico, ognuno la pensa come vuole, però io in astratto, insomma, veramente ognuno la pensa come vuole, dico il principio di responsabilità è un principio che è innanzitutto personale e che si applica a tutti i funzionari pubblici. Poi, che questa sia la migliore soluzione in concreto nel nostro ordinamento, questo lo decideranno i cittadini votando, grazie a Dio non spetta a me fare previsione. Ecco, dicevo, questo lo sappiamo, sulla responsabilità civile c'è stato un referendum nell'87 che la sentenza, la parte diciamo di motivazione della sentenza è una pagina e mezzo della Corte Costituzionale, cioè diciamo è andata de plano, oggi ce le sogniamo sentenze della Corte Costituzionale che motivino l'ammissibilità del referendum così perché è passato tanto tempo, ma insomma allora non ci fu nessun tipo e lì si aboliva esattamente una disciplina del codice di procedura civile che prevedeva una responsabilità speciale per i magistrati. Requisito numero 3, equa valutazione dei magistrati. Anche qua parto dalla rovescia rispetto allo schema perché mi viene più semplice perché così spero di annoiarmi ancora meno. La nostra Costituzione prevede che tutto ciò che riguarda l'amministrazione e l'organizzazione della giustizia sia faccia capo a quel famoso organo che si chiama Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto, secondo una scelta dei costituenti che oscillarono molto, fino all'ultimo, tra comporlo metà e metà, cioè metà magistrati e metà politici, ma alla fine, con una votazione anche controversa, decisero di comporre il CSM con 2/3 di magistrati e 1/3 di non magistrati, e non politici, mi sono espresso male, perché non sono dei politici, sono dei tecnici, espressi però votati dal Parlamento in seduta comune, ma sono dei tecnici che hanno dei requisiti di professionalità, così come i giudici della Corte Costituzionale per 1/3 sono eletti dal Parlamento, ma secondo dei requisiti di professionalità. Quindi il modello costituzionale che cosa ci dice? Dice che l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia è gestita da un organo che è composto per 2/3 da togati e per 1/3 da non togati. La legislazione ordinaria, in particolare sulle valutazioni dei magistrati, ha previsto un procedimento in cui il CSM, come prevede la Costituzione, decide, ma alla a fine di un procedimento che si svolge in sede periferica, cioè in sede di corti d'appello, dove ci sono i consigli giudiziari, che sono dei piccoli CSM, diciamo così. Qual è la particolarità di questa legge, però? Che i consigli giudiziari, i piccoli CSM che devono predisporre, vuol dire fare l'istruttoria e offrire un parere sulla valutazione dei magistrati che lavorano nella Corte d'Appello, quando decidono sulla valutazione dei magistrati, escludono i non togati. Cioè, mentre l'organo è composto da togati e non togati, da magistrati, avvocati e professori universitari, quando si tratta di decidere sulla valutazione dei magistrati, i professori universitari e gli avvocati non partecipano alla discussione e non votano. Poi i magistrati fanno il parere, fanno l'istruttoria, l'interessato interloquisce come viene, e poi tutto va al CSM, il quale CSM deve, sulla base del parere, e quindi se volesse discostarsi dovrebbe farlo motivatamente, con delle ragioni che e spesso non conosce, essendo stata fatta l'istruttoria a livello territoriale, deve dire. Allora, qui c'è un disallineamento. Il referendum che cosa si propone di fare? Di realizzare un allineamento, cioè così come il CSM decide in una composizione mista, anche i consigli giudiziari, quando si tratta di valutare la professionalità dei magistrati, decidano con queste componenti esterne, che sono le componenti che i costituenti hanno voluto inserire nel CSM per evitare la autoreferenzialità e la paura di chiusura corporativa dei magistrati, perché quello che noi discutiamo oggi è esattamente quello che discussero i costituenti, i quali si sono
mossi, erano molto più, come dire, dialoganti di quanto non siano i tifosi da stadio di oggi, e ragionavano esattamente su questo equilibrio: da una parte il rischio di autoreferenzialità della magistratura, dall'altra parte il rischio di condizionamento politico della magistratura, e vennero fuori con quel compromesso, cioè immunità parlamentare da una parte e autonomia dall'altra. Quesito numero 4, separazione delle carriere dei magistrati. Credo che su questo voi sappiate più o meno tutto, nel senso che insomma se ne parla. È vero che la Costituzione prevede un'unica, come dire, ruolo dei magistrati, però la Costituzione prevede anche che i magistrati possano essere distinti per funzioni, e quindi la proposta referendaria è che queste funzioni requirente, cioè di chi, diciamo, esercita l'azione penale e svolge l'attività di indagine preliminare, e decidente siano tenute separate. Oggi questa separazione non c'è. È vero che il passaggio di funzioni è più problematico, non può essere fatto più di un tot volte, credo che siano 4, se non sono 4, in carriera, e ci sono tutta una serie di limiti. Però formalmente chi fa il PM oggi, domani può fare il giudice e viceversa. Ora, su questo ognuno può avere l'opinione che vuole. Io vi posso portare la testimonianza, ma non è una testimonianza mia, di un segreto, basta aprire gli atti dell'Assemblea Costituente e leggerla, che in Assemblea Costituente i costituenti erano tutti, diciamo quelli che, i maestri, erano tutti d'accordo sul fatto che PM e giudici non potessero condividere la stessa carriera. Dice, vabbè, ma allora perché non l'hanno fatto loro? Non l'hanno fatto all'epoca perché all'epoca c'era un procedimento penale di tipo, come si dice, inquisitorio, in cui il pubblico ministero svolgeva anche funzioni giudicanti, e quindi il sistema processuale era tale da non consentire la separazione. Ma è evidente, leggendo gli atti parlamentari, che l'idea era che nel momento in cui si fosse riformato il processo da inquisitorio ad accusatorio, cosa che in Italia è avvenuta nel 1988-89, ha, diciamo, fatto venir meno quelle obiezioni che i costituenti stessi si diedero. Quindi uno può essere d'accordo o contro, ma non c'è nulla né di scandaloso né di blasfemo nel sostenere questa tesi, almeno non tanto blasfemo quanto, o più di quanto non lo fossero i costituenti. Anche sulla separazione delle carriere c'è stato un referendum nel 2000 che però non ha raggiunto il quorum, perché eravamo già nella fase in cui si utilizzava l'astensione, diciamo, per limite alla abuso della custodia cautelare. Questo è estremamente tecnico, cercherò di essere proprio più semplice possibile, tra l'altro non sono un penalista, però diciamo il problema è questo: quali sono i presupposti per concedere la custodia cautelare, cioè la misura cautelare della limitazione della libertà personale prima della sentenza definitiva, che può arrivare anche dopo tot numero di anni. Allora, il codice prevede tre circostanze. Il primo caso è quello che ci sia il concreto attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova, cioè lasciare in circolazione il soggetto, l'indagato, rischia di determinare un inquinamento delle prove, perché come nei film quello va lì e brucia tutti i documenti. Questa è la prima ipotesi. Seconda ipotesi: quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che gli si dia alla fuga. E poi c'è la terza ipotesi, che è quella su cui interviene il referendum, è un'ipotesi più ampia di quanto interviene il referendum, cioè quando ci sia il rischio, sulla base di una serie di indicatori, comportamenti, atti concreti, precedenti penali, il rischio che l'imputato commetta gravi delitti, quindi che possa commettere altri reati, e quindi perché non li commetta è sottoposto alla custodia cautelare.
Però questa disciplina è una disciplina molto ampia attualmente, qui però entriamo nel merito, io lo rappresento. Perché da una parte si prevede che questa ipotesi si dia quando l'imputato commette gravi delitti come l'uso di armi e altri mezzi di violenza, delitti contro l'ordine costituzionale, delitti di criminalità organizzata, eccetera. E questa parte non viene toccata dal referendum. Il referendum che cosa tocca? Tocca la seconda parte, che è quella in cui si prevede che si possa prevedere una misura cautelare se c'è il rischio che commetta reati della stessa specie. Cioè, solo per il fatto che il rischio riguarda un reato della stessa specie, si può prevedere la misura cautelare. Questa previsione è una previsione con una maglia molto larga, seppure il codice non prevede per tutti i reati, ma per quelli superiori a una certa pena. E quindi la scelta di chi ha promosso il referendum è stata quella di eliminare questa ipotesi, anche sulla base dell'idea che chi è indagato non è ancora accertato colpevole, e quindi imputargli anche non solo il reato per il quale sei indagato, ma anche la possibilità di commettere un altro reato della stessa specie quando ancora non è stato accertato, diciamo, andrebbe fatto con molta cautela. E quindi l'obiettivo del referendum è ridurre, fermo restando che i reati più gravi, cioè che il rischio di reiterazione di commissione di reati gravi rimane comunque tutelato. Ultimo quesito, sì, siamo alla fine. Ultimo quesito, l'abolizione del decreto Severino. Il decreto Severino è quello che tutti conosciamo perché è stata la ragione per la quale il senatore Berlusconi, il presidente Berlusconi, è decaduto dal Senato della Repubblica. Questa è una legge non penale, quindi una legge che non ha tutte le garanzie, per esempio il divieto di retroattività delle leggi penali, che fu fatta nel 2012, e che prevede delle sanzioni, tra virgolette, amministrative, conseguenti a condanna penale. Se io sono condannato per certi reati, la conseguenza di diritto è che non sono candidabile alle cariche elettive o alle cariche di governo, e se sono candidato, se sono eletto, decado. Qual è il problema? È il dibattito che ha suscitato questa previsione della legge Severino, che l'ipotesi di decadenza o l'ipotesi di interdizione dai pubblici uffici nell'ordinamento italiano già esiste ed è prevista dal codice penale, che prevede che per la stragrande maggioranza dei reati, diciamo, di una certa importanza, ci sia l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, cioè esattamente la ineleggibilità e la decadenza. Però si tratta di una disciplina penale con tutte le garanzie e tutte le caratteristiche della norma. Che cosa fa il decreto Severino? Estende la portata di queste cause di decadenza, ma lo fa con una normativa che non è di diritto penale, ma è una normativa, diciamo, di natura amministrativa. E quindi, come dire, forza l'impianto originario innestando questa tecnica. Peraltro è una tecnica, e questo noi cittadini dovremmo stare attenti in generale, è una tecnica sempre più utilizzata dal nostro legislatore, che siccome non ha, come dire, il coraggio di criminalizzare certi comportamenti, dice vabbè, allora non li criminalizza, buono. No, perché prevede dei meccanismi sanzionatori che sono equivalenti a quelle delle sanzioni penali senza le garanzie delle sanzioni. Questo è un fenomeno che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha già stigmatizzato più volte, ha più volte colpito discipline di molti paesi in cui si fa questo meccanismo, cioè si utilizzano norme non penali per realizzare effetti afflittivi equivalenti a quelli penali. Quindi è un problema anche di civiltà giuridica. Ora, il referendum che cosa propone? Propone semplicemente che, fermo restando la disciplina penale sulle interdizioni dei pubblici uffici e quindi sulla decadenza nel caso in cui si commettano certi reati, quindi lasciando quell'impianto lì, si elimini questo corpo, diciamo, aggiuntivo che è costituito dalla legge Severino.
Se vi piace, votate sì, se non vi piace, votate no. Grazie. Grazie mille. Sì, credo che tutto quello che abbiamo detto fin qui stasera renda evidente come, diciamo, dietro questo tema c'è anche un grande problema o dei grandi problemi filosofici. Cioè, la dico in estrema sintesi come la vedo io, ma semplicemente per passare la palla all'amico Paolo Becchi, sono, come dire, orgoglioso di usare questa parola. C'è un problema che riguarda il rapporto tra l'individuo possessore di certi diritti, in teoria inalienabili, e il potere in tutte le sue manifestazioni. In questo caso, come è stato chiarito, sarebbe meglio parlare di ordinamento, col paradosso che è un ordinamento scisso da una responsabilità da rendere al popolo, e quindi siamo già in un dilemma filosofico che, banalizzando, potrebbe essere quello chi controlla i controllori, che attraversa la storia dell'Occidente, voglio dire, non è una quisquiglia. Come se ne esce? Perché professor Becchi sa molto meglio di me, ma un signore che si chiama John Locke, che è il padre del liberalismo, diceva che quando i governanti violano i diritti naturali, inalienabili dei governati, questi possono appellarsi al cielo, cioè sostanzialmente fare la rivoluzione. Attenzione, non è una rivoluzione totalitaria, è la rivoluzione che ha dato origine alla più grande democrazia liberale del mondo, cioè gli Stati Uniti d'America nascono per questo. Noi possiamo appellarci ai referendum. Esatto, io volevo passarti la palla proprio così. Prego, professore. Ma sì, anzitutto, insomma, sono quasi le 11, io avevo preparato qui un intervento lunghissimo e che mi risparmio perché non mi sembra a caso. In realtà avevo preparato anche proprio un libro per la questione dei referendum, un libro che non uscirà mai perché, come si sa, insomma, è molto difficile trovare un editore per queste cose, cioè io spero che ci sia grande fortuna, però per il referendum, ma non ci sarà sicuramente fortuna per questo libro, e invece penso che sarebbe interessante un libro. Perché? Perché il professor Cucetta, insomma, ci ha fatto veramente una spiegazione, ha dato una spiegazione esaustiva, precisa, dei quesiti referendari. E quindi, voglio dire, chi di voi andrà a votare liberamente per il sì o per il no, ha tutte le informazioni che sono necessarie per poter votare, diciamo così, per poter votare informati. Ma io non lo so, in appendice al libro ho messo i quesiti, non ve li sto a leggere perché dovremmo starci più o meno, non so, almeno un'ora, nel senso che il quesito della separazione delle carriere è lungo, scusate, 3 pagine, cioè voi troverete, quando andrete a votare, io è il secondo, cioè non è magari una... articolato diversamente, la separazione delle carriere, vi dico solo, volete voi che siano abrogati l'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 numero 12 risultante della modifica? Però così spariamo sulla Croce Rossa, eh? Spariamo sulla Croce Rossa. No, voglio dire, momento, no, ecco il significato di questo libro, né? Se, e ho anche delle spiegazioni che ha fatto oggi Guzzetti, però le spiegazioni che ha fatto oggi Guzzetti, qui c'è una sala per fortuna piena, ci fa a tutti molto piacere, ma insomma, quelli che andranno a votare che informazioni hanno? Ecco, da qui, ora Guzzetta diceva mettilo su internet, sì d'accordo, ma è vero, ormai la rete è diffusa, eccetera, ma ci sono molti cittadini che la usano poco, questo mi pare che sia la realtà, soprattutto quelli di una certa età la usano poco, ecco. Da qui avevo cercato di dare le spiegazioni, forse un po' più, come posso dire, divulgative ancora, facendo un po' di storia su come sono nati i referendum, eccetera, e nella situazione politica che ci veniamo a trovare, avevo cercato di, con l'avvocato Palma, cioè non da solo, ma facendomi aiutare per l'appunto anche da un avvocato, avevo fatto questo lavoro che trovavate un po' riassunto qualche tempo fa, quando io ancora potevo scrivere su Libero, sapete che sono stato licenziato, ma quando ancora potevo scrivere su Libero, cioè fino al 20 giugno, qui avete 2 paginoni interi in cui venivano discussi tutti i quesiti uno per uno. Ora,
Beh, insomma, non voglio affrontare... Sì, si potrebbe affrontare il discorso sotto un profilo filosofico e quindi parlare di Locke, eccetera, no? No, sto qui. Parlare di Locke, eccetera. Insomma, la cosa più importante, se vogliamo, è che quando si parla di la divisione dei poteri, grazie, questa è un'ottima idea, la divisione dei poteri, la divisione dei poteri risale alla metà del Settecento, no? Montesquieu, lo spirito delle leggi, e nello spirito delle leggi, quando lui analizza i tre poteri, parla dei tre poteri, quindi parla, siamo noi che parliamo nella nostra Costituzione dell'ordine giudiziario, ma in realtà effettivamente Montesquieu parla del potere e dice anche c'è il potere legislativo, c'è il potere esecutivo e c'è il potere giudiziario, parla dell'esistenza di questi tre poteri. Però poi, quando deve qualificare questo terzo potere, il potere giudiziario, dice sì, questo è certo un potere, ma come lo qualifica? Qualche dono di voi magari se lo ricorda. Qual è l'espressione che Montesquieu adopera per indicare questo potere? Qual è quell'espressione che dice no, il potere c'è, il potere giudiziario è fondamentale all'interno di un'organizzazione giuridica complessiva per gli stati moderati, perché lui faceva poi tutta una distinzione sui diversi tipi di stati, e cioè per gli stati moderati, quelli che insomma pensano a realizzare la libertà dei cittadini, perché ci sono stati che non vogliono realizzare la libertà dei cittadini, dice potere, il potere che cos'è? Quale potere è il potere dei magistrati? È un potere nullo. Potere sì, ma nullo, perché dipende fondamentalmente dagli altri due poteri. Quindi certo c'ha la sua indipendenza, c'ha la sua autonomia, però è un potere dal punto di vista della costruzione di Montesquieu, che poi sta alla base della distinzione dei poteri, è un potere nullo. Ora, da noi, dagli anni 90 in poi, questo potere invece è diventato assorbente e assorbisce tutti gli altri due poteri, in realtà, se ci pensate bene. Ora, non mi metto qui a dare una spiegazione che è stata già così esaustiva e precisa, cosa potrei aggiungere sui sei referendum. Però quello che vorrei sollecitare a voi l'attenzione è su questo. Io avrei inserito, se fossi stato tra gli organizzatori, un referendum che i radicali tentarono già nel 97 con insuccesso, che però secondo me ci sarebbe stato bene, sarebbe stato, vedi, insomma, vi ricordate quel film western, no? I Magnifici Sette, ecco, sarebbero stati i Magnifici Sette, invece sono solo sei. A cosa mi riferisco? Beh, Guzzetta lo saprà benissimo, quello del 97 era la proposta di abolire gli incarichi stragiudiziali ai magistrati. Guardate che questa è una cosa importantissima, perché ora io ripeto, è una relazione lunga quella che volevo fare e non la si fa alle 11 di sera, un pubblico che è attentissimo e vi ringrazio, ma insomma anche adesso abbiamo avuto tutte le informazioni del caso. Ma ora voi sapete benissimo che ci sarà la possibilità di referendum, bisogna vedere, perché una cosa che forse non è stata del tutto valutata è questa: ma il governo non sta facendo proprio niente? Vabbè, il Parlamento, sappiamo, aspetta quello che farà il governo e poi dovrà discutere quello che presenterà il governo. Il ministro Cartabia, tra l'altro, guardate, significativo, stiamo parlando, che funzione aveva l'attuale ministro? Da dove proviene l'attuale ministro? Un giudice della Corte Suprema sicuramente, ma un giudice che è stato chiamato a fare il ministro della giustizia, il guarda sigilli. Ora, e che cosa ha fatto lei in questo periodo? Ha istituito due commissioni per fare la riforma della giustizia, no? Quali sono queste due commissioni? Le avete sentito parlare? No? Quali sono queste due commissioni? La commissione Luciani
e la commissione Lattanzi. Ora, cosa ha a che fare con tutto questo, con quello che vi sto dicendo adesso? Beh, ora, un ministro che deve preparare una riforma della Costituzione che riguarda anche temi, come abbiamo visto oggi, che vanno a inserirsi, a toccare su quelli che abbiamo detto noi oggi, per esempio il modo di votare del Consiglio Superiore della Magistratura, la separazione delle carriere e altre cose. E lei che cosa fa? Nomina due commissioni. Ora, niente da dire, ma uno si dovrebbe chiedere, ma non ne hanno abbastanza di commissioni in Parlamento, commissione giustizia, che ne so io? Cioè, lei deve fare due commissioni, vabbè, d'accordo, si faccia questo, le quali commissioni riferiscono poi a lei dei risultati, va bene, d'accordo, e che commissione? Luciani che è un professore, un nostro collega, istituzione di diritto pubblico a Roma, se non vado errato, forse sbaglio anche lui, non so. L'altro, Lattanzi, guarda caso anche lui un giudice della Corte Costituzionale. E va bene, dici, dov'è il problema? Andiamo a vedere dentro questa commissione chi c'è. E voi vedete che ci sono pochissimi professori, uno, due, e tutti gli altri sono magistrati, cioè il governo praticamente ha dato incarico ai magistrati di riformarsi loro stessi, ma ve ne rendete conto la cosa assurda? La cosa veramente assurda è che loro stanno facendo la riforma della magistratura attraverso i magistrati! E lo fanno chiaramente per evitare il referendum, perché è inutile questa storia di Salvini, noi stiamo lavorando per la Cartabia, per far capire che così stiamo nel governo, noi vogliamo aiutare la Cartabia, ma la Cartabia te lo sta mettendo in quel posto, non te ne stai rendendo conto, il tentativo è proprio quello di fare qualcosa con queste commissioni che se dovesse mai andare in porto prima di gennaio, fa sì che per la fine dell'anno fa sì che il referendum che sì dovrebbero svolgere tra aprile, marzo del prossimo anno e giugno non si svolgeranno, perché se dovesse cambiare qualcosa, non cambierà niente perché ci sono i grillini per fortuna, ma se dovesse cambiare qualcosa ecco che i referendum sarebbero disattivati. Perché? Perché guarda caso la commissione Luciani di che cosa si occupa, tra l'altro? Della separazione delle carriere e delle liste per l'elezione del CSM. Se per caso questa commissione arrivasse i risultati di questa commissione, che la separazione della carriera significa la facciamo un po' meno, adesso sono 4, va bene, la riduciamo a 2, siete contenti ragazzi? Abbiamo risolto il problema. Elezione del CSM, insomma, con un sistema assurdo sui sistemi elettorali basato sullo scorporo, difficilissimo da capire, ma che comunque mantiene le correnti, mantiene le liste. Voi capite che se passa questo lavoro della Commissione Luciani e per caso va a essere discusso in Parlamento, e per caso il Parlamento approva, non succederà, ripeto, per come è composto il Parlamento, e noi ce li sogniamo, per esempio, due di questi referendum sui 6, perché? Perché una volta che è modificata la legge il referendum decade, quindi la Corte Costituzionale ti dice non lo puoi fare più il referendum visto che la legge è cambiata. Ora ve ne rendete conto? Il problema non è il magistrato che finisce lì e di improvviso dice adesso voglio fare la politica, e poi quando ha smesso di fare la politica dice voglio ritornare a fare la magistratura. Il problema fondamentale è che i magistrati sono già all'interno dello Stato. Si parla di qualcosa come di 200 magistrati che lavorano al momento al servizio non della magistratura ma al servizio dello Stato, hanno delle cariche pubbliche. Ecco perché Magnifico 7 sarebbe stato proprio inserire quello che già era stato tentato nel 97, l'abolizione degli incarichi stragiudiziali. Voi capite che questi fanno il magistrato e più fanno l'aiuto del ministro.
in questo caso del ministro della giustizia, è una situazione questa veramente insostenibile. Non è il singolo magistrato che si sposta, qui la magistratura è il cancro che è già entrato nelle istituzioni politiche fondamentali, e questa è la situazione. Ecco perché ritengo che questi referendum siano fondamentali, siano uno scossone, e speriamo appunto che un'eventuale riforma in Parlamento non vada avanti, ma il tentativo comunque c'è. Ma perché oggi vi ho citato questo referendum che fallì, ce ne sono stati altri che sono stati disattesi, ma perché oggi è una situazione, oggi le cose possono cambiare, perché oggi è una situazione completamente diversa, non è più quella situazione in cui i magistrati sono adorati, no? Come lo erano ai tempi di Mani Pulite, perché molto e spesso è così. Oggi la situazione è completamente cambiata, e per questo che è giusto dire e ripetere l'importanza di questi referendum, se non ora, quando? Grazie. Grazie mille, diciamo che il professor Becchi ha scavalcato il referendum quanto furore referendario, diciamo, e lo ringraziamo anche di questo. Io direi che se ci sono osservazioni, domande da parte vostra, noi siamo lieti di accoglierle, se no siamo lieti di liberarvi, in ogni caso siamo lieti. C'è qualche questione? No, abbiamo affrontato tutto lo scibile, quindi va bene, vi ringraziamo molto e vi auguriamo buona serata.